Ciao amici dello Street Food, oggi andiamo a vedere due piatti sudamericani, Argentina e Porto Rico, due stati vicini ma dei sapori molto lontani. L'Argentina si batte con l'assado, un piatto tipico argentino, invece il Porto Rico con la tripletta, un altro piatto tipico. Che vinca il migliore! Ciao a tutti, eccoci qua con il nostro amico Rulo. Ciao ragazzi, questa è l'osteria argentina. L'Argentina si mangia, sappiamo molto bene, la carne e tante altre cose. Però adesso ti farò capire qual è il nostro piatto preferito, l'assado argentino. L'assado. Che cos'è l'assado? Che cos'è l'assado? L'assado argentino è la pancia del vitello cotta alla brasa, alla legna. 5-6 ore di cottura, al fuoco lento, e dopo viene questo pezzetto di cioccolata. Andiamo a prendere, guarda la carne. Io mamma mia, un bel piatto, facciamo così, dopo chi gareggia contro di noi, poverino, mi dispiace, ma l'Argentina, infatti sicuramente abbiamo Messi, abbiamo Maradona, e io sono il Maradona della ciccia, ragazzi. Allora, vero, mio, fantastico Rulo, guarda questo, vediamo un po', guarda questo, buonissimo, tu, faccio così, spettacolare Rulo, per me ha già vinto, un pochettino di sale, io prendo così, in piatto, bellina. E manca la benedizione del Papa Francesco, guardate qua, questo si chiama chimichurri, non ce n'è per nessuno. Chimichurri, facciamo così, ecco, io ti consegno il piatto d'assado osteria argentina girovagando green, io ti do il piatto. Ho questo onore. Mangia, vai, un applauso, bravo. È buonissimo. Cos'è questa erbetta che c'è sopra? Questo è chimichurri fatto di prezzemolo, pomodoro, tutto tagliato a coltello, peperoni e l'aglio però schiacciato. Lascia quel profumo alla carne. Visto? Okay? Io tanto mangio. E benvenuto al mondo della ciccia argentina. Ciao! Eccoci qua per il secondo sfidante, il Porto Rico. Ciao Giorgia. Ciao. Ciao. Facile preparare oggi, cosa prepari? Preparo il panino numero uno del Porto Rico, è l'orgoglio del Porto Rico. Ok, come andiamo a fare? Che cos'è? Da dove arriva? È la tripletta del Porto Rico. E chi la fa la tripletta? Chi la fa? Il mago della tripletta, Samir. Eccolo qui. Ok. Allora, questo piatto è il massimo del panino che possa esistere. Praticamente è pane bello caldo che contiene quattro tipi di carne. Che tipi di carne mettiamo dentro? Sono carne rossa, carne bianca, salsiccia, la vanera del Puerto Rico, wurstel, poi verdure. E proprio tutto abbiamo qui. Abbiamo di tutto, poi sopra le patatine e tutte le salsine sopra a scelta, e a volontà. Sei una bravissima Giorgia. Grazie. Eccoci qua con i nostri due piatti, la tripletta e l'assado del nostro amico Rulo. Ora andiamo a vedere se la gente piace questo piatto. Andiamo da, eccoci qua. Ciao ragazzi. Ciao. Vi posso far assaggiare questi due piatti? Sì. Allora, questo è l'assado, una specialità argentina, e questo invece è la specialità del Porto Rico. La tripletta. Prego, ma anche con le mani, voi mangiate. Quattro tipi di carne. Voi che fate di bello nella vita? Siamo cuochi. Veramente? Proprio? Molto speziato. Ok. I peperoni addolciscono tutto, davvero, si sentono un sacco. Poi con le mani è ancora più buono mangiarlo. Già. Quindi pure quello dal gusto. La carne è davvero speziata, poi è morbida. Ok. Rosolata bene, cotta bene. Io molto gli darei buono. Un 9. Un 9. Tripletta, voto 9. Ora andiamo a vedere l'assado. Piatto argentino, l'assado. Vai, pure quello, tac. Molto buono. Questo è un po' meno speziato, un po' più leggero.
carne molto morbida. Carne morbida, cotta abbastanza bene, non troppo, non è troppo cotta. Ok. Si scioglie quasi in bocca. Sì. Devo dire che si scioglie quasi in bocca. Il gusto della carne si scioglie veramente in bocca. Lo senti subito sul palato. Che voto diamo questo? Secondo me era più, cioè era più buono, era l'altro. Era più saporito l'altro, io direi un 8. Un 8 a questo, ok. Sì, comunque un 8 se lo merita. Tripletta, un gusto portoricano contro l'assado, per un gusto argentino. Vince il tripletta.